Fine dell'esperienza dell'accoglienza diffusa. Caritas di Treviso e Vittorio Veneto e cooperative sociali, la S, una casa per l'uomo, GE e Alternativa, annunciano ufficialmente che non parteciperanno alla nuova gara indetta dalla Prefettura per l'accoglienza dei richiedenti asilo. I nuovi bandi, diretta a conseguenza del decreto Salvini, riducono le risorse e tagliano drasticamente i servizi mirati a integrare i migranti che da persone, dicono i rappresentanti di queste realtà, vengono ridotti alla stregua di pacchi postali in transito su un territorio che non è però in grado di rimpatriarli. Il capitolato a cui si riferisce, eh, diciamo, toglie tutte quelle attenzioni per favorire un'integrazione di queste persone nel nostro territorio e fa sì che non sia valorizzato proprio il percorso umano di queste persone per potersi inserire nella nostra società. Qualcuno dirà che non potendo più fare business ci sfiliamo, attacca provocatoriamente Don Davide. Questa eh, può essere un'affermazione che viene fatta, ma di fatto non, per noi non è così. La questione centrale è l'attenzione alla persona e con eh, le nuove indicazioni questa centralità viene meno. Dal 2011 queste realtà hanno fatto fronte all'emergenza dell'accoglienza attrezzandosi, formando operatori, gestendo piccoli numeri per volta, realtà opposte ai grandi hub. Dal 30 aprile, data di scadenza della convenzione con la prefettura, i circa 200 migranti attualmente in carico dovranno trovare un'altra sistemazione, probabilmente tra ex Caserma Serena ed ex Zanusso. Impossibile garantire un percorso inclusivo, studio, lavoro, sostegno psicologico con poco più di 20 euro al mese e con i Dettati dalla legge. La prefettura eh, prossimamente in questi giorni ci dovrebbe appunto contattare per eh, effettuare i trasferimenti. Ci auguriamo che restino nella provincia perché molti dei nostri richiedenti asilo sono inseriti in appunto progetti lavorativi o tirocini o anche solo che possono continuare ad andare a scuola che frequentano attualmente. Una cinquantina i posti di lavoro che queste realtà del sociale rischiano chiudendo con l'accoglienza diffusa. Ci siamo interrogati su quanto fossimo disposti più ad accusare il colpo della riduzione dei posti piuttosto che lavorare secondo un modello che non riconosciamo. Ci siamo risposti che preferiamo investire le nostre risorse in altri progetti, ecco, è comunque un problema per noi in questo momento. Si smantella lo Sprar, si disperdono competenze ritenendo che la questione immigrazione di massa sia archiviata, ma la Libia è un tappo pronto a saltare, dice Don Davide e se succederà, magari di qui a un anno, la struttura per far fronte a una nuova emergenza non esisterà più. Lo scenario internazionale ci preoccupa alquanto. È chiaro che smantellare ecco, delle professionalità perché poi viene meno il lavoro Significa anche dover ricostruire questo nel tempo futuro perché molto probabilmente nuove emergenze si profilano all'orizzonte.